Incontriamo finalmente le prime anime purganti, quelle dei superbi. È la prima balza del purgatorio. Una volta che è entrato attraverso le porte del purgatorio, Dante sente l'inno di ringraziamento, il Te Deum. I superbi sono coloro che hanno peccato, secondo la definizione di San Tommaso, per amor excellentiae, cioè il desiderio di primeggiare senza riconoscere il valore altrui. Per questa ragione i superbi hanno avuto come unico obiettivo quello di mostrare la loro superiorità, anche quando altre persone, altri artisti, altri nobili, altri politici avevano mostrato una evidente supremazia. Il vizio della superbia ha come contraltare e come virtù contrapposta quella della umiltà. Umiltà è dire sì, è mettere a disposizione le proprie virtù, i propri talenti per il bene comune. La figura umile per eccellenza nella storia è proprio Maria che ha detto sì all'angelo. L'umiltà è quindi un servizio, è un mettere a disposizione di tutti la propria persona, riconoscendo che i talenti che possediamo ci sono stati dati, sono una grazia e quindi devono essere messi a disposizione di tutti. All'interno del purgatorio noi troviamo la pena del contrappasso, che come all'inferno può essere per analogia o per contrasto. È per analogia quando la pena che viene comminata è analoga alla colpa commessa, e per contrasto quando la pena è invece contrastante. Nel caso dei superbi noi troviamo una pena del contrappasso per contrasto, perché come loro hanno sempre tenuto il volto alto in maniera altezzosa e arrogante e non hanno mai guardato per terra. Ora invece sono costretti a portare un macigno sulle loro spalle e in questo modo guardano per terra l'humus. Umiltà deriva del resto dal latino humus. Il loro sguardo rivolto a terra serve come espiazione. Nel contempo loro possono osservare degli esempi di umiltà premiata e altri esempi di superbia punita, e nel contempo pregano il Padre nostro, quella preghiera che riconosce che siamo tutti figli di uno stesso Padre e per questo siamo tutti fratelli e non c'è motivo per cui noi dobbiamo mostrare arroganza e superbia nei confronti degli altri. E queste anime pregano con il Padre nostro anche negli ultimi versi, in quelli in cui si sottolinea e si chiede al Padre, al nostro Padre comune, al Dio creatore, di tenerci lontani dalla tentazione e quindi di evitare che noi possiamo cadere nelle trame del maligno. Evidentemente questi versi sono pronunciati per le anime di coloro che sono vive. Ed ecco che noi troviamo una volta ancora la comunione dei santi all'interno del purgatorio, ovvero c'è un intimo legame tra le anime purganti, tra le anime trionfanti che sono in paradiso e la Chiesa che è militante, ovvero coloro che credono e che sono ancora in terra. E se le anime che sono nell'aldilà pregano per noi, anche noi dobbiamo pregare per loro. Dante presenta tra i superbi tre anime differenti. La prima, quella di Umberto degli Aldobrandeschi, è emblema della superbia per la nobiltà. La seconda, Oderisi da Gubbio, rappresenta la superbia per l'arte e la terza, Provenzal Salvani, rappresenta la superbia per la politica. Dante e Virgilio iniziano a parlare con un'anima che è rivolta verso terra, un'anima superba. È l'anima di Umberto degli Aldobrandeschi e come al solito Dante e Virgilio vogliono conoscere la strada per procedere ed ecco che quest'anima dice:
a man destra per la riva con noi, venite e troverete il passo possibile a salir, persona viva. Dopo aver indicato la strada, Umberto degli Adobrandeschi si presenta con una ammissione. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre. Non so se il nome suo giammai fu vosco. Io fui italiano e nato da un grande toscano. Il nome di mio padre è Guglielmo degli Adobrandeschi. Non so se voi abbiate già sentito nominare il suo nome. Da questa terzina noi subito comprendiamo che quest'anima è proprio all'inizio del processo di purificazione, perché lui non pronuncia il suo nome, ma si presenta come figlio di un grande nobile. Io fui latino e nato d'un gran tosco. Questo tosco, che significa toscano, ci ricorda senz'altro il modo in cui Farinata degli Uberti aveva parlato, aveva iniziato il suo dialogo con Dante Alighieri, quando Farinata nel canto decimo dell'Inferno diceva: «O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai», così parlando onesto, «piacciati di fermarti in questo loco». Evidentemente Umberto degli Adobrandeschi ha dei tratti in comune con l'arrogante, il superbo, il forte Farinata degli Uberti, colui che ha addirittura l'inferno in gran dispitto. Quindi lui si presenta dicendo: sono figlio di una persona molto importante, di un nobile molto importante, e riconosce però il suo errore, perché il suo cammino di purificazione è già avviato. L'antico sangue e le opere leggiadre dei miei maggiori mi fer sì arrogante che, non pensando alla comune madre, ogni uomo ebbe in dispetto tanto avante che io ne morii come i sanesi sanno e sallo in campagnatico ogni fante. In pratica, le grandi azioni dei miei antenati, la raffinatezza, la fama della mia famiglia mi resero così arrogante che per la mia superbia io trovai la morte, come sanno a Siena tutte le persone, ma lo sanno anche a Campagnatico addirittura i bambini, i fanti. Da latino for, che significa parlare, chiunque sa parlare potrebbe raccontarti la mia storia. Passati 700 anni noi conosciamo la storia di questo Umberto degli Adobrandeschi soltanto proprio per la Divina Commedia e perché i commentatori ci hanno reso compartecipi della sorte di questo Umberto. Probabilmente morì nel sonno, ucciso da alcuni senesi che erano stati inviati come per vendetta contro gli Aldobrandeschi, in quanto gli Aldobrandeschi spesso attaccavano, ferivano quelli che erano emissari del comune, oppure morì in uno scontro contro l'esercito senese. Io sono Umberto, dice quest'anima, al decimo verso della sua presentazione. Lui pronuncia il suo nome, così come al decimo verso dell'annizione Stazio nel canto ventunesimo del Purgatorio pronuncerà il proprio nome, e allo stesso modo Giustiniano in Paradiso nel canto sesto si presenterà: Cesare fui e son Giustiniano. Io sono Umberto. Soltanto a questo punto lui pronuncia il suo nome. La sua consistenza è data dalla nobiltà, proprio come per Pier della Vigna la consistenza era data dal ruolo e dalla mansione che svolgeva e che gli era stata affidata dall'imperatore Federico II. Mentre la consistenza di un uomo non è data dal lavoro, non è data dal ruolo o dalla nobiltà, ma è data da colui da cui dipende tutta l'esistenza. San Tommaso dirà che la vita di un uomo consiste degli affetti che maggiormente lo sorreggono e in cui lui trova la sua massima soddisfazione. E Umberto riconosce anche che la superbia ha portato danno non soltanto a lui, ma anche a tutti i suoi consorti, cioè anche agli altri parenti.
E qui conviene che io questo peso porti per lei, a causa della superbia, tanto che a Dio si satisfaccia, poiché non fe tra i vivi, qui tra i morti. Ecco, Umberto, superbo per la nobiltà, sta qui iniziando a espiare il suo peccato di superbia. Troveremo nella prossima puntata un altro superbo, un celebre miniaturista che è rimasto alla memoria grazie alla Divina Commedia.